No, la nostra scelta non dipendeva, perché quando Mina e io abbiamo aiutato Davide ad andare a morire in Svizzera, non c'era la sentenza della Corte Costituzionale, non c'erano i criteri sulla base della quale oggi siamo stati assolti. Noi l'abbiamo fatto perché lo ritenevamo un nostro dovere, prima ancora che ci fosse riconosciuto come un diritto e che fosse riconosciuto alle persone come Davide, come un diritto. Ora c'è questo passaggio in più, molto importante, ma non è questa la ragione per cui noi lo abbiamo fatto. La tappa di oggi è un precedente importante, ma il diritto che possa essere immediatamente attivabile da chi è nelle condizioni di sofferenza insopportabile, di malattia irreversibile, deve essere ancora conquistato. Signor allora un passo avanti. Assolutamente sì, io voglio solo concludere e dire a tutti, aiutateci a raccogliere le firme sia adesso in metà maggio per sottolineare ancora che vogliamo una legge che sta in Parlamento e poi a luglio per il referendum, da luglio a settembre. Grazie a tutti. È una decisione importante quella di oggi, che afferma che anche il malato che è inserito in vita da trattamenti farmacologici di sospetto abituale rientra nei requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale affinché l'aiuto al suicidio non sia punibile. L'assenza di un Parlamento che legalizzi l'eutanasia nel nostro Paese, abbiamo depositato un quesito referendario che interviene sull'articolo 579 del codice penale, omicidio del consenziente, prevedendo che non sia punito colui che aiuta una persona che vuole porre fine alle proprie sofferenze